La nuova stagione di Invito all'Opera degli Amici della Lirica Umberto Giordano comincia nel segno di Don Pasquale, celebre opera di Gaetano Donizetti, operista fra i più celebri dell'Ottocento italiano. La presentazione della Kermesse, giunta alla terza edizione, è avvenuta nella preziosa Sala Fedora del Teatro Comunale. Sarà infatti il contenitore culturale che domina Piazza Battisti ad ospitare gli 8 concerti a partire dal 6 febbraio fino al 20 dicembre. I concerti, che vedranno sul palco come protagonisti moltissimi giovani lirici, saranno tutti replicati al Teatro Garibaldi di Lucera, abbonamenti già in vendita al botteghino del Giordano. Simbolo della terza stagione dell'associazione musicale è una targa che l'amministrazione comunale ha consegnato alla soprano Maria Gabriella Cianci, che veste anche i panni di direttore artistico del cartellone. Un omaggio ai 35 anni di attività e carriera artistica del maestro, oggi una fra le più eminenti personalità artistiche nel campo della vocalità classica nazionale ed internazionale. Quali ricordi più cari di questa intensa carriera? Maria Gabriella Cianci risponde così. Il debutto al Giordano avevo 19 anni, con un concerto magnifico con la mia ex insegnante che non c'è più, Margaret Hayward, e la grande Susanna Spitalnik al pianoforte, anche lei non c'è più. Ed è stato un momento veramente, oso dire, storico, perché loro dall'alto della loro grandezza si misuravano con grande umiltà, con me che ero debuttante, e questo è stato un momento unico. Poi c'è stato un altro momento nella mia vita quando mi hanno chiesto di fare Macbeth. Ricordo una Siena meravigliosa all'aperto nel Palazzo Ducale, con i corvi che mi giravano in testa. L'assessore comunale alla cultura Anna Paola Giuliani ribadisce il sostegno dell'amministrazione alle attività dell'associazione musicale. Le fai col presidente del Lions Club Foggia Ost, Francesco Borgese, nuovo supporter degli Amici della Lirica. 8 appuntamenti, 8 eventi, sono convinta che saranno 8 successi, quelli ai quali, dopo tutto, questa associazione guidata magistralmente da Maria Gabriella Cianci ci ha abituato. Peraltro consegneremo una targa a significare la vicinanza dell'amministrazione alle persone che in questi anni, con la loro vicinanza e attraverso la loro arte, attraverso le iniziative che hanno messo in campo, hanno fatto sì che questa città crescesse nella direzione che, per quello che mi riguarda e credo riguardi l'amministrazione, è quella vincente.